sostenibilità in campo si parla sempre più di sovescio, di cultura del sovescio come di cover crops. La vostra azienda è un'azienda che ha un filone dedicato a questo tipo di cultura. Intanto magari capire quali sono le due differenze insomma, tra cover crops e sovescio, insomma, in termini agronomici. Molto spesso si utilizza cover crops come macro-categoria comprendente per il tutto. Al nostro interno invece abbiamo questa distinzione. Per noi il sovescio è una cultura che viene fatta con una finalità ben precisa, che è quella di nutrire non l'animale o la persona, ma nutrire il terreno. Quindi si devono rispettare le tempistiche del sovescio e si è disposti anche, per fare un buon sovescio, sacrificare magari la tempistica al momento di segno della cultura in successione. La cover crop invece per noi è una cultura che è intercalare, che quindi copre, come dice il termine, copre il terreno nel periodo tra una cultura e l'altra. Quindi il suo obiettivo è quello di portare dei benefici, quindi realizzare la della sostanza organica, rendere più gradualmente disponibili gli elementi che possono strutturare il terreno. Però diciamo che l'obiettivo principale è fare bene la cultura di successione, quindi quando è il momento di togliere dal mezzo, per fare un esempio, la cover crops ideale è quella che noi riusciamo a seminare tirata via la principale magari a fine agosto, che arriva con il gelo di gennaio, quando si è gelata, si elimina da solo, appunto con l'essata dal gelo, e permette quindi una coltivazione normale, insomma, gira solo in successione. Quali sono le essenze più utilizzate? Ma le essenze più utilizzate sostanzialmente per cover crops vengono molto utilizzate le crucifere, per esempio la senape. Noi normalmente tendiamo a preferire l'utilizzo di miscele, quindi utilizziamo cereali, crucifere e leguminose come base principale, con qualche volta l'inserimento di qualche altra particolare specie con la faccenda di filace. Per quale ragione? Perché la crucifera ha un apporto di una caratteristica, è quella di andare alla radice molto fitonante, quindi tende a strutturare il terreno molto rapido nell'accrescimento, eccetera. La leguminosa, per il caso della crucifera, comporta anche una buona strutturazione del terreno sul apparato radicale. Il cereale che cos'ha? Un apparato radicale superficiale, fascicolato, quindi tende a favorire la porosità, come abbiamo detto, di fertilità fisica del terreno, ed ha un, quello che si chiama, l'indice di concentrazione piuttosto alto. Cosa vuol dire? Che praticamente quando l'interno si trasforma subito in un materiale disponibile alla cultura successiva, ma tende a formare humus stabile. Quindi a seconda del mio obiettivo, voglio avere una cover immediatamente disponibile alla cultura successiva, fa una cosa un pochettino più per via dello stabile della sostanza organica, gioco con questo fatto, ho bisogno di azoto, ho bisogno di azoto, gioco con la miscelazione di queste tre componenti, che mi permette di fare un prodotto anche dedicato, anche ad oro, per questo tipo di